c'è tanto orgoglio da parte nostra nel poter riabbracciare il Giro d'Italia. La Corsa in Rosa si sa che è una manifestazione che gira per tutte le bellezze d'Italia, e il nostro scrigno territoriale è fatto da tante ricchezze, tanta bellezza. Siamo contenti di poterlo esprimere così. In un momento dove si spera si possa anche riavvicinare quello che è il turismo, si possa riaccendere le speranze dei commercianti, di coloro che lavorano e che in questi anni, purtroppo già passato un anno, hanno avuto dei momenti di flessione, per cui c'è tanta speranza di poter far sì che questo Giro d'Italia sia un elemento di slancio importantissimo, chiaramente rispettando tutti quelli che sono i canoni delle normative vigenti. Se cominciamo a parlare per località, per borgo, purtroppo possiamo andare poco lontano, lo dico per noi ma lo dico anche per gli altri. Se invece ragioniamo in termini di sistema, parliamo di Montalcino, parliamo di Siena, ma parliamo di una grande Toscana che fa parte di una meravigliosa Italia. Tutto questo deve seguire una catena dove ognuno di noi deve dare il meglio di se stesso. E io ho sottolineato anche il rapporto che abbiamo con le associazioni, perché poi il territorio è fatto da persone che vivono anche nelle associazioni e che esprimono il loro volontariato. Questo è per noi è fondamentale, affinché ci sia dei volontari che sostengono le associazioni, che anch'esse in difficoltà in questo momento. Per cui ci tengo a sottolineare che questo territorio va in una direzione magnifica, ma ci va anche perché le persone che ci vivono rispettano certe regole e si comportano in un certo modo. Si festeggia questa ripartenza con questo Giro d'Italia che arriva a Montalcino. Lei ha fatto un bellissimo paragone tra il consorzio del vino Brunello, che fa squadra, quindi tutti i produttori di vino di Montalcino fanno squadra, esattamente come la squadra del ciclismo. Sì, questo è una cosa che mi piace, perché innanzitutto, come ha detto, il ciclismo, il Giro d'Italia, segno di una ripartenza e di un'Italia che raddrizza la schiena come sempre, che si dà da fare e ha voglia di fare e di rimettersi in pista. E il Brunello di Montalcino, che fortunatamente anche in questi anni difficili della pandemia ha saputo andare avanti, ha tirato la corsa, va avanti, l'abbiamo dimostrato nell'occasione di aver rifatto comunque Benvenuto Brunello Off, per far vedere che c'è la volontà di andare avanti, di non fermarsi. L'Italia ha bisogno anche di questi eventi, da far vedere al mondo che gli italiani ci sono come ci sono sempre stati, che hanno voglia di fare e che sanno fare il loro mestiere. Sperando che questa pandemia finisca presto o che con i vaccini si riesca a ridare una parvenza di tranquillità e far ritornare nel nostro territorio tanti turisti, perché noi e l'Italia ne abbiamo bisogno. Speriamo di raccontare, di vedere, di seguire un Giro d'Italia diverso da quello dello scorso anno. Speriamo che ci sia la possibilità anche per tutti i tifosi di assistere, di andare a bordo strada, ad applaudire, di abbracciare i corridori. Però comunque sarà, ne sono convinto, un bel Giro d'Italia combattuto, con Bernal, il colombiano, che potrebbe essere l'uomo da battere, e con il nostro eterno Vincenzo Nibali, che cercherà comunque di far vedere che è ancora un campione come sempre stato. È stata una tappa incredibile, perché la pioggia e la caduta di Nibali ha un po' scombussolato il tutto, però è stata da raccontare, bellissima, con l'attacco di Cadel Evans, con Damiano Cunego molto molto pimpante, con l'inseguimento di Michele Scarponi, con la resistenza di un giovane Vincenzo Nibali, 25 anni in maglia rosa, supportato da Ivan Basso, che poi quel Giro d'Italia lo vinse. Ci sono stati tutti gli ingredienti, pioggia e fango compresi, per vedere una delle tappe che è rimasta nella storia del Giro d'Italia. E quindi io mi auguro per i corridori
che nella prossima tappa di Montalcino ci sia il sole, più che altro per loro. Però è veramente, sai, la tappa con le strade bianche è intrigante, perché è unica, perché può succedere di tutto, perché non è pericoloso come il pavé. Io ti dico sempre che le strade bianche sono amate dai corridori anche perché ti fanno un po' tornare a bambino, ragazzino, perché è divertente, no? Perché non è pericoloso, e quindi sarà sicuramente una delle più belle tappe del prossimo Giro d'Italia. Tutti se lo augurano che si riesca a fare questi vaccini e che si possa circolare con una certa tranquillità, altrimenti già anche l'anno scorso l'abbiamo fatto il giro a ottobre, però insomma qualche problema l'abbiamo avuto e io mi augurerei che quest'anno sia un po' migliore, però il tempo non è tantissimo perché fra un mese e 10 giorni insomma c'è la partenza del giro, non è che abbiamo molto da buttar via, ecco. Ma il percorso è molto bello. E si va poco al sud perché sarà Foggia, mi pare, il punto più a sud del giro, però qui in Toscana, in Romagna, in Piemonte, nelle nostre parti, insomma, e montagne ce ne sono sempre tante a giro, forse troppe. Occasione eccezionale che insieme al sindaco di Montalcino, nonché presidente della provincia Franceschelli, abbiamo voluto cogliere. Il sindaco De Mossi mi ha dato immediatamente fiducia e ha accolto la proposta. Credo che sia un'occasione unica di promozione del nostro territorio, non soltanto per quel che riguarda una cartolina che sicuramente andrà a giro per il mondo, ma soprattutto perché il Giro d'Italia è una manifestazione sentita in particolare dagli italiani, dall'italiano medio come io mi sento. Per me il Giro d'Italia ha sempre rappresentato un'occasione unica. Partecipare a questa presentazione insieme a campioni come Cassani e in particolare Moser credo che sia un buon inizio, proprio perché promuovere insieme il nostro territorio è la carta vincente dei prossimi mesi e dei prossimi anni. Insieme a tutti i comuni dell'area, quindi non soltanto con il comune di Montalcino, abbiamo promosso un portale di accoglienza turistica che si chiama stradedisiena.it, che vuole essere veramente un'accoglienza per il turismo all'aria aperta, sia per chi vuol fare i percorsi, i cammini a piedi, ma sia per coloro che vogliono ripercorrere i percorsi fatti dai loro beniamini. Strade bianche, la Tirreno Adriatico, l'Eroica, il Giro d'Italia sono un'occasione unica per valorizzarle.